Bentornati, io sono sempre Marco, questo è il canale Camper Adventures e in seguito al video precedente della batteria motore andata, adesso facciamo il video della sostituzione della batteria motore e riproviamo con la batteria nuova il tester che abbiamo visto prima. Sigla e poi ci mettiamo all'opera. Il video scorso sono scappato a prendere questa batteria nuova, questa qua è una 95 Ah, sempre con lo stesso spunto, l'attuale è una 100, ma comunque viene data, diciamo, buona per il mio che è un Ducato 2008 GTD da 127 cavalli. Non ci perdiamo troppo in chiacchiere, andiamo a vedere e fare il primo test. Con l'occasione, se ti fa piacere, lascia un like, un commento e puoi iscriverti al canale. È classica batteria d'avviamento, senza manutenzione, e andiamo a collegare il tutto qui. Direi che possiamo fare subito un bel test della batteria, che è sempre un EN da 760. Batteria buona. Adesso la vado a installare e facciamo qui gli altri due test che avevamo fatto prima, quindi quella di avviamento, poi sì, possiamo fare con l'alternatore, ma cambia poco. Mi raccomando, ma vale per un po' per tutto, sulla batteria ricordiamoci di scollegare sempre prima il negativo e poi il positivo e viceversa, colleghiamo prima il positivo e poi andiamo a collegare il negativo. Appunto, andiamo a staccare il negativo. Questa è la situazione, qui abbiamo il morsetto, quello già a incastro. Ho notato che ha anche perso ossidazione, questa cosa non mi piace. Andiamo a posizionare la nuova. Ah, visto che ce l'ho del grasso per morsetti, mi sono ricordato dopo, smonto un attimo i due morsetti, vado a metterlo e poi facciamo un attimo due test. Andiamo a montare di nuovo lui e vediamo che cosa succede. Ok, adesso invece andiamo a fare il secondo test, che è quello di avviamento. Ok, possiamo vedere che, a parte che ci dà già un normale, che è quello, già ci fa capire a occhio qual è la situazione. Riandiamo a fare adesso una prova con la carica. E con questo abbiamo la conferma che più o meno è come quella di prima. Come avevo detto nel video precedente, la batteria magari si avvia, col primo freddo soprattutto rischia che ci lascia piedi. Questo qua è lo strumento che vi ho detto già nell'altro video, Top Down, era il BT200, adesso che leggo, ci sono le altre, tutta un'altra serie, e come dicevo l'altra volta è uno strumento secondo me per magari chi non è tanto pratico col tester o comunque chi vuole la vita un po' più facile, più semplificata, questo qua potrebbe essere un buon compromesso, un buono strumento da poter avere. Vedere una batteria, e questo l'avevo parlato anche in un altro video della batteria servizio, vedere la batteria che ci segna 12,8 non vuol dire che siamo a posto, perché poi, come potrebbe essere la batteria servizio o per la batteria motore, appena accendiamo la lampadina cala nettamente il voltaggio e quindi lì scopriamo che la batteria è morta. In questo caso qua, nel senso, per sostituire con l'altro, in un altro video ancora avevo uno strumento per poter fare la ricarica, la rigenerazione, questa batteria è particolarmente vecchia, ho visto, è particolarmente andata, anche col tester e tutte le prove ho fatto, il risultato era quello. Ho deciso di sostituirla con questa qua, presa da Bricoman a 80 euro, una 95 Ah, ed è sempre la 760 di spunto.
Vi saluto qua, lascia un commento, un like se ti vuoi iscrivere al canale, ci vediamo al prossimo video, ti saluto, ciao! Thank you.